L'autunno vola sulle ali di una libellula. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, ragazzi miei, l'autunno vola sulle ali di una leggiadra e coloratissima libellula. Un progetto di riciclo davvero davvero d'effetto. Ho trasformato delle semplici foglie di un albero che non so come si chiama, e se trovo il nome vi metto qui il nome dell'albero, in una libellula fatta tutta di smalti da poter utilizzare come monile, come spillone per le vostre sciarpe, per i vostri cappotti invernali, per dare quel tocco di colore, di freschezza e di bellezza ai vostri outfit. Naturalmente potrete anche usarla per impreziosire cornici o qualunque oggetto voi desideriate. Adesso basta parlare, spostiamoci di là e vediamo come si fa. Ed eccoci pronti per creare la nostra libellula fatta con delle foglie e degli smalti per unghie. Allora, cominciamo subito. Innanzitutto ci servono almeno 4 di queste foglie qui, dove le ho raccolte io a terra nel parcheggio dell'IKEA. Stavo andando all'IKEA e c'erano tutte queste foglie sparse sotto gli alberi e mi è venuto in mente un pin che avevo visto molto tempo fa su Pinterest e che volevo riproporre. E quindi oggi lo riproporrò in forme leggermente diversificate. Eccolo qua, almeno 4 di queste foglie secche. Della carta forno ne serve poca, io proteggerò per il piano da lavoro dovendo usare gli smalti. Pistola e colla a caldo. Una spilla da balia piccola, non troppo grande. Un paio di forbicine. E poi gli smalti che più preferite. Non fatevi trarre in inganno, non sono qua perché non mi piacciono, sono qua perché mi piacciono i loro colori e li utilizzo anche per le creazioni, ma non sono smalti da buttare, quindi se me li vedete sul piano da lavoro, siccome io spesso utilizzo gli scarti dei miei smalti, non pensiate che questi sono da buttare, li ho presi dalla mia cassetta degli smalti buoni. E ci occorrerà anche un tagliabalsa. E poi ci serviranno dei bastoncini di legno, dei piccoli bastoncini di legno per fare proprio il corpo della libellula. Cominciamo subito. Come prima cosa traccio un rigagnolo di colla sul mio foglio di carta forno e immergo il mio spillone. Quindi faccio in modo di chiuderlo all'interno della colla a caldo, così, e lo lascio freddare. Adesso seleziono le foglie con cui voglio creare la mia libellula, così, vedete? È già fatta, si può dire. Ok, prese 2 foglie di grandezza similare, in una eliminiamo solamente il gambo con cui si attacca e nell'altra dobbiamo eliminare anche la parte del seme. Adesso passiamo alle alucce inferiori e di queste dobbiamo togliere ad entrambe la parte col nocciolo, qui con il semino, sempre prestando molta attenzione a non danneggiare la foglia. Le nostre foglie sono pronte, vediamo se è pronto anche il nostro spillino. Sì, sì, è prontissimo. Elimino la parte che non mi piace, do un garbo a tutto. Ok, questo, lo spillone con la colla a caldo, mettiamolo da parte perché dopo ci servirà, e come se ci servirà. Adesso è il momento di pensare alla costruzione della nostra libellula e di pensarci appunto e di pensare alla costruzione della libellula in senso proprio pittorico, perché dobbiamo definirne il colore. Allora, io sceglierei, facciamo un po' strada facendo. Come primo prendo un bel blu e tiro il colore quanto più posso. Voi potete usare anche gli acrilici e poi smaltare tutto alla fine con uno smalto trasparente o con una vernice per acrilico. Così invece verrà tutto molto più vetroso da subito.
prendo questo verde acqua che non so quando mai utilizzerò, e sporco un po'. Faccio la stessa cosa anche sull'altra foglia, quella grande. E con il nero ho definito anche la testolina. Avete mai visto una libellula che all'interno dei propri toni non abbia del verde? Io mai. Quindi un po' di verde va messo. Le due in basso, invece, le faccio quasi tutte con il toni del verde. Con uno smalto dai riflessi un po' dorati, vado anche sulle foglioline e le macchio un po' quella. Adesso aspetto che tutto si asciughi perfettamente e poi sulla parte retrostante do un tono unico senza stare a perdere troppo tempo. Credo che darò un tono molto scuro di blu su questa e un tono molto scuro di verde su quest'altra. Prendiamo adesso il nostro bastoncino, cerchiamo di trovarne uno con uno spuntone a V in maniera da simulare anche le antennine in qualche maniera della nostra libellula. Adesso dobbiamo fare una cosa molto particolare, cioè fare in modo che il nostro spillone si attacchi sul legnetto. Sporchiamo di colla il legnetto così e senza bruciarci, sperando di non bruciarci, siamo giunti al momento dell'assemblaggio e allora cominciamo ad assemblare la nostra libellula. Sulla capocchia qui metto un bel po' di colla, lascio tirare leggermente finché non gocciola, dopodiché la incastono, voilà, qui, al centro. E aspetto che asciughi completamente. Ok, diciamo che ha preso. Adesso dobbiamo misurare il punto in cui mettere l'altra fogliolina o l'altra luccia. Bisogna vedere ormai come la inquadriamo. Io direi di metterla così, che ne dite? E allora, sapete che facciamo? Metto la colla direttamente sul bordo della foglia. Quindi la giro e vado direttamente a incastrarla lì dove voglio che stia. Quindi con scatto felino ed agile mossa la rigiro. È giunto il momento delle altre due alucce, quelle verdi. Queste vanno con la parte tonda verso su e vanno agganciate una qui e una dall'altra parte. Anche in questo caso io la colla la metto sulla foglia. E faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. A questo punto creo il corpicino della libellula con della colla a caldo, quindi piano piano tiro e voilà. Faccio più o meno asciugare, primo passaggio dato, ne metto un altro po', uno, due, tre, faccio raffreddare ben bene. Nel frattempo da altre due foglie stacco le parti finali, sporco con la colla a caldo e la attacco
come fossero le antenne. Da una parte, con lo smalto nero, piano piano, riprendo il corpo della libellula, quello che ho creato con la colla a caldo e che prima quasi non si vedeva, ma in realtà c'è e come. Prendo il mio oggettino, lo giro dall'altra parte e tingo di nero anche la parte retrostante. Ok, dopo aver passato il nero, riprendo quel blu fantastico, lo scarico molto e lo ripasso lungo il bordo, lungo il dorso della libellula. E poi prendo anche un violetto. Voi direte: Ombretta, ma stai lasciando questa parte non completa? Sì, è vero. Sì, è vero, perché adesso quella la taglio. Adesso devo fare un'altra cosa. Taglio questa parte, puscio un bel po' di colla a caldo, immergo e lascio gocciolare. E do anche quindi la tipica conformazione più ampia alla parte finale della coda. Quindi, dopo che sarà bella che asciutta, la dipingerò. Nel frattempo, con il dorato, do qualche striatura sia alle antenne che al corpo. Quella, prendo il nero, copro la parte finale, è venuta carinissima. Ok, e adesso lascio asciugare perfettamente il tutto. Bene, ad asciugatura avvenuta, sigilliamo tutto con uno smalto che funga da top coat, nel vero senso della parola. Quindi che sigilli e che lacchi, lucidi perfettamente tutto. Come vedete, io proprio lo sto gocciolando proprio per farlo andare copioso sulle ali della libellula. Questo renderà vetrosa la vostra libellula, la proteggerà e la renderà anche impermeabile. E naturalmente, essendo smalti per unghie, potete anche poggiarla sulla pelle. Non dimenticate le antenne. Ovviamente, prima la parte anteriore, facciamo asciugare tutto e poi sigilliamo anche la parte inferiore. Ok, è pronta, la lascio asciugare bene e faccio le foto. Sono certa che quando la farò adagiare sul bavero del mio cappotto, tutti penseranno che si è poggiata una vera libellula. E per le mamme, se volete farle più piccole o a forma di farfalline, sono bellissime anche poggiate sui cerchietti delle vostre bimbe. E allora, ma potete farne anche dei quadretti, invece di mettere quelle vere, createvi voi qualcosa di più artistico ed ecologico. Basta chiacchierare, vi lascio alle foto della mia bellissima libellula. Sono molto molto contenta della mia libellula e noi ci vediamo dopo. Evviva l'autunno! Visto che bella la nostra libellula variopinta, può assumere diversificati colori e anche diversificati materiali possono essere contenuti in essa. Io questa l'ho smaltita molto, l'ho snellita come difficoltà e l'ho fatta solo con gli smalti per unghie. Ma se andate a guardare il tutorial di come ho trasformato una foglia in un bellissimo gioiello oro 750, potrete applicare quella tecnica anche a questo altro tipo di monile e casomai dipingere con gli smalti sopra la foglia d'oro o l'argento, per rendere ancora più prezioso il vostro lavoro. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, è uno di quelli che mi sono divertita di più a fare, anche perché l'avevo visto su Pinterest realizzato in maniera più crafting e l'ho voluto coniugare invece a qualcosa di più delicato e più articolato, come mi piace tanto fare qui su Arte per Te. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un pollice in su, una condivisione sulla vostra pagina Facebook, che dite, me la merito ogni tanto, forza, fatemi questo regalo. Grazie.
grazie se lo vorrete fare, ve ne sarò per sempre grata. Diffondete Arte per Te tra i vostri amici e soprattutto non mancate al prossimo video. Io vi aspetto sempre qui a braccia aperte e vi aspetto anche sui miei altri canali, Ombretta e Due Cuori Una Cappa. Non mancate, i link li trovate tutti qua sotto in descrizione. Adesso basta chiacchierare, andate a creare uno sciame di libellule variopinto che colori il cielo autunnale. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!